Io sono Mirko e mi trovo a Santa Teresa con Mattia. Il matto. È il suo posto, sono venuto qua per pescare, ma soprattutto perché Mattia utilizza il Minn Kota, che è un motorino elettrico nuovo. Stiamo scoprendo i vari utilizzi nella pesca sportiva e quindi sono curiosissimo. Mattia è diventato un esperto perché tutta l'estate pesca con Minn Kota. Quindi il Minn Kota si monta a prua del gommone, che è una cosa molto interessante e molto particolare, perché prima di tutto il tiraggio proprio del gommone tramite il motorino, il motore, avviene da prua, quindi ci consente di essere molto più precisi. E come è alimentato? Io ho tutti e due i tipi di alimentazione che si possono avere, diciamo, possibili. Vuol dire ho due batterie accoppiate da 100 A 12 volt e la batteria della casa al litio 24 volt. La differenza fra le 12 volt normali e quella al litio è il peso. Vuol dire quella al litio pesa 6,5 kg. E invece quelle normali sono più o meno all'incirca 20 kg l'una, quindi si parla di 40 kg rispetto ai 6,5 kg. Tutto. Quanto tempo hai di autonomia? Te va il tutto considerato in base alle condizioni meteo, perché se più c'è vento, il motore lavora meno. Esatto, dura, abbiamo una velocità da 1 a 10 noi possibile nel telecomando, e questa cosa, se il motore viene usato diciamo da 0 a 5, può durare fino alle 5-6 ore, 7 ore di pesca. Se viene usato da 5 a sopra iniziano a diminuire le ore e si parla di 4-5 ore. Comunque, considerando che ho due batterie, riesco a fare 10 ore di pesca con mare formato, quindi uno più di 10 ore di pesca penso che... 10 ore di pesca secondo me è proprio tanto. Poi lo metti a caricare la sera quando arrivi, la mattina dopo diciamo... Tutto pronto. È di nuovo tutto pronto. Wow, molto bene. Adesso andremo a fare i calamari. Ti porto a calamari in uno spot bellissimo. Ho già sentito gli amici e mi hanno già detto che fuori praticamente c'erano un paio di nodi di corrente e quindi hanno difficoltà in generale a fare i calamari, stavano facendo fatica, però noi adesso andiamo a provare. La diversità è che loro scarrocciando velocemente con la corrente hanno più difficoltà di noi, che se li troviamo e ci buttiamo sopra e ci fermiamo lì col Minn Kota riusciamo a calare le lenze perfettamente sopra il branco e il branco risponderà.